Sì, buongiorno, mi trovo a Greenwich, come la fermata me lo dice. Invece, come promesso, mi sto facendo un giro. Ragazzi, situazione Covid, gente c'è per strada, non è nulla di certo, le mascherine, il distanziamento. Poi vi farò vedere ora altre cose che visiterò. Ragazzi, vedete quello che vedete dietro di me? Canary Wharf. Eccola qua, dove sono tutti i grattacieli. Comunque questo è il Tamigi. Mamma mia, uno spettacolo, ragazzi, bellissima. Non me l'aspettavo. Vedete quel piccolo ristorante alle mie spalle, al primo piano? Ragazzi, è proprio bello Greenwich, mamma mia. Se ormai dico la mia Londra perché ormai ci vivo, il mio futuro è qua. È spettacolare. Allora, ragazzi, questo è il galleone che vi ho fatto vedere prima da lontano. Mostruoso. Allora, questo qua è stato fatto nel 1800 ed è stato il primo che hanno usato per andare nelle Indie per il commercio del tè. Ma che cosa del tè poi? E Commercio del tè della lana. della lana, bellissimo ragazzi. Sono Lì stato. c'è l'aliscafo che si usa per attraversare il Tamigi. Qui c'è il tunnel che ora andremo, che si passa per sotto al Tamigi, sott'acqua. Andiamo, proviamo a vedere se mi fanno stare col telefonino acceso. Ragazzi, c'è molto rumore, non so se si sente. Questo è l'ascensore che mi porta giù per il tunnel che attraversa il Tamigi. Vedremo com'è camminare sott'acqua, come se fosse un grande acquario. Eccoci nell'ascensore, tutto in legno. Ci siamo? Ci siamo, scendiamo. Ok, andiamo a vedere questo sottopassaggio sott'acqua. Dopo vi porto pure al, come si chiama Maria? Osservatorio per vedere il meridiano di Greenwich. Ecco, si aprono le porte. Ok. Ragazzi, qui è sott'acqua. Ecco, questo è il sottopassaggio. Sinceramente credevo che fosse in vetro, credevo che si vedesse sott'acqua, invece non si vede sott'acqua. Vabbè, fa lo stesso, dai. Vabbè, ci vediamo all'uscita dall'altra parte, ragazzi. Ragazzi, eccoci, il tunnel è finito, però come vi confermo non c'è visione dell'acqua. Chiuso il tunnel, quello è l'ascensore, adesso risaliamo e ci vediamo dall'altra parte, anche perché devo mangiare. Vado da KFC, vi faccio vedere pure KFC all'interno. Siamo usciti. Ok, questo è un parco, eccolo là, quello è Tamigi. Ne eravamo dall'altra parte. Ragazzi, è carina, classica cittadina piccola, Greenwich, tutte case basse, pub storico inglese, stile inglese logicamente. Andiamo a trovare KFC che ho visto che c'è. Poi vi faccio vedere il menù. Il nostro KFC, alla Pepsi grande, poi 4 spighe, 4 patatine. Ci sono 10-12 pezzi, Quella là per famiglia. quello per famiglia, il medio, e abbiamo speso, vabbè, poi ti danno a parte il sale, salviettine disinfettanti, abbiamo speso £15, menù fisso diciamo, Andiamo dopo di mangiare. Ragazzi, come fate a dire che Londra non è bella?
Questo è un semplice parco a Greenwich, stupendo, si fittano i pedalò, spazi enormi ragazzi, verde, mamma mia, stupendo ragazzi, veramente stupendo, mamma mia, uno spettacolo, mamma mia, bellissimo. Questo è il meridiano di Greenwich e questa è la vista spettacolare, tutta Londra. Si vede pure la bellissimo. Londra. Mamma mia ragazzi, bellissimo. C'è una veduta da qua. In lontananza non so se vedete. C'è la si vede anche la Londonai. Sharp. Stupendo. Eccola, vedete? Eccola allora, stupendo, mamma mia. Ah ragazzi, è chiuso, cavolo, no, fino a qua è chiuso, no, c'eravamo, l'osservatorio di Greenwich, mamma mia. Cioè qua vengono giapponesi, americani, australiani, gente da tutto il mondo per vedere, eh? E io che ci abito, questo l'ho deciso ora, vengo e lo trovo chiuso, no, vista mozzafiato come vi dicevo prima, ora ve lo faccio vedere dall'esterno, l'osservatorio di Greenwich. L'ultima entrata era 15:30 e poi alle 4 chiude. Eccolo ragazzi, quello è l'osservatorio. Vabbè, ci riproveremo la prossima volta ragazzi.